Presidente, una domanda velocissima. Prego. Su un blog locale qui a Portogallo è venuto fuori la notizia che lei sarebbe contrario all'ospedale unico. No. È vero oppure no? No, perché è un'iniziativa della regione, però non posso essere contrario a me stesso. Perché loro avevano preso una frase che le aveva detto Alvin Italy. Che frase aveva detto? E aveva detto che qua all'ospedale di Portogallo ci sono delle professionalità, delle apparecchiature di eccellenza per cui non si possono smantellare. Da qui loro hanno dedotto che lei... Non ho mai detto questa frase, se qualcuno me la trova, me la fa sentire, me la fa vedere. Ok, quindi lei smentisce. Ho detto che ci sono delle grandi professionalità e ci sono tecnologie che vanno valorizzate, ma non ho detto che no. Cioè, cosa vuol dire smantellare? Cioè, chiude, penso loro abbiano fatto questo. Non è vero, dunque? No, noi abbiamo un obiettivo, l'ospedale unico. Mm-hmm. Adesso ospedale assolutamente compatibile con l'istanza. Cioè, fa capirsi, vi faccio un esempio. Dopo questo tutti i premi Nobel della medicina, ma non ne serve, perché si occupa solo per fare polemiche. Noi abbiamo un obiettivo, che è quello di curare bene i cittadini, che siamo fin qua. Vi faccio un esempio. Cellule tumorali. Chi ha un tumore, una delle terapie è la radioterapia. L'esposizione alla radioterapia oggi, diciamo storicamente, il Veneto la garantisce in tutti i presidi ospedalieri. Noi abbiamo 75 ospedali in Veneto. Significa andare là sotto la macchina e stare sotto 25-30 minuti. Risultato, muoiono, scusatemi in termini da strada, ma non so se capiamo, muoiono le cellule tumorali, muore anche tutto il tessuto sano attorno. Cioè sostanzialmente è come andare a caccia del passero solo a quel tetto e usare un carro armato, spara, pum, sei sicuro che muore il passero, però che solo che messo a casa. Questa macchina, ragazzi, gli africani avevano le altre a tutti. La macchina all'avanguardia che costa più milioni di euro, che si chiama acceleratore nucleare, ha un'esposizione di 2 minuti e mezzo, non 30 minuti, 2 minuti e mezzo, uccide solo le cellule tumorali. Però, scusatemi, non posso mettere uno però in borgo, perché non funziona così. Allora, finché c'era il carretto del cavallo aveva tutto un senso, oggi se si sposta con la macchina, è sacrificio fa 20 km quando fa 2 minuti di radioterapia, non serve mai, l'importante è curarvi bene. E fidatevi di questo. Il parto lo si va a fare dove c'è la neonatologia, dove c'è una rianimazione pediatrica. Poi guarda, io ho un'amica che mi ha detto evito di dirmi l'ospedale, mi ha detto c'è pochi posti letti, tra l'altro, è andata a partorire molto distante da casa di Veneto, e ha detto ma perché sei andata lì? Fa perché è come essere in albergo. Cioè, ma se boccia che mai, cioè non nasce sano, bisogna caricarmi in ambulanza e far che fare tutte le valle dove un mese per farlo arrivare sul posto dove sei in grado di rianimarlo, fare qualcosa. Cioè, allora, il compito che ho io, che abbiamo noi, e qui anche l'assessore Stivale, in regione, è quello di fare una programmazione che sia degna di questo nome. Se dopo tutti pensano che quello che ti viene e ti dà ragione e ti dice sì, ma mi si in casa, che l'ospedaletto, non è più questo il futuro. Guarda, io vengo da una provincia dove si sono chiusi 6 o 7 ospedali, sono l'unica provincia che ha fatto pulizia. Però noi adesso abbiamo gli ospedali all'avanguardia. Voi venite a Treviso, al Grafoncello, abbiamo 6 cliniche universitarie, però abbiamo chiuso Asolo, abbiamo chiuso Pieve di Soligo, abbiamo chiuso Valdobbiadene, abbiamo chiuso Motta di Livenza, cioè non è detto come sarà, non sarà uno con gli anni. Allora, l'importante è dare cure e nel nostro piano cosa c'è scritto? Vicino a casa tutte le cure, quelle normali, e poi l'eccellenza, cioè chi è che di voi, adesso ve lo dico, anzi metto dentro la mia città così nessuno si offende. Chi di voi se dovesse farsi un trapianto al cuore andrebbe a farsi la Conegliano? Da lì siete tutti a Padova, no? Centro Gallucci, tutti sai che Gallucci. E lei sa tutto del cuore. E non capisco perché dovremmo rinunciare alla nostra salute per l'ostinazione di andare sempre più vicino a casa a fare la roba. Io ho l'obbligo di fare queste scelte. Siete convinti o non lo siete? A me non interessa. Perché io non voglio sulla coscienza e cure fatte male. Questo deve essere chiaro, eh. Guardate, noi abbiamo un'ospedalizzazione media oggi di 7 giorni, cioè vuol dire che il paziente entra in ospedale e resta mediamente 7 giorni. In Lazio l'ospedalizzazione media oggi è di 30 giorni. Ma se non si serava gli ospedali in Veneto, se non si faceva i programmi di prevenzione, cioè il sangue occulto nelle feci, veniva a casa giusto la lettera da fare la ricerca del sangue nelle feci per il tumore al colon, i polipi per capirsi.
il tema della la prostata, tutta la prevenzione, si fa pensare alle mammografie e il pap test per il signore. Bene, questo ci ha permesso di ridurre l'ospedalizzazione, di fare tanta prevenzione e di avere, guarda caso, 83 anni e 2 mesi di media di vita. Io il mio basale albino ha 101 anni, ha fatto la carpissina, la schiva proiettili, ha fatto di tutto. E ora, se volete farvi curare male, andate via dal medico.